I carabinieri di Sala Consilina, guidati dal capitano Paolo Cristinziano, coadiuvati dai carabinieri di Salerno, hanno eseguito 7 ordinanze per traffico di rifiuti nel Vallo di Diano. L'operazione rientra in una più ampia azione dei militari dell'Arma e della Guardia di Finanza di Salerno e anche di Taranto. Sono state infatti emesse 37 ordinanze in diverse regioni d'Italia nei confronti di altrettante persone responsabili di associazione per delinquere finalizzate al contrabbando di gasolio, truffa, riciclaggio, corruzione e altro. I dettagli di questa vicenda, fino a quanto ora noto, dalle prime ore di questa mattina nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto, i militari della Guardia di Finanza di Salerno e Taranto e i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno sono stati impegnati nell'operazione coordinata dalle direzioni distrettuali antimafia di Potenza e Lecce, con l'esecuzione di 2 ordinanze applicative di misure cautelari personali e reali emesse dai rispettivi GIP nei confronti di 45 persone indagate per associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso, finalizzata alla commissione di gravi delitti contro il patrimonio, quali frodi in materia di accise e IVA sui carburanti, intestazione fittizia di beni e società, truffa ai danni dello Stato. Coinvolte anche ulteriori 71 persone denunciate a piede libero per reati commessi a quelli di natura associativa. Le attività investigative hanno infatti accertato l'infiltrazione del clan dei Casalesi e del clan Cicala nel lucroso mercato degli idrocarburi nei territori del Vallo di Diano e del Tarantino.